Ciao, mi chiamo Gianluca Caruso e da 20 anni lavoro al microfono come speaker, doppiatore di documentari per la TV e narratore di audiolibri. Ho una laurea in lettere moderne, sono abilitato all'insegnamento della dizione e sono specialmente un voice coach, un personal trainer della voce. In questi anni di attività ho aiutato centinaia di persone a risolvere i loro problemi con la voce, per imparare a parlare in pubblico con più sicurezza. E se vedrai questo video fino in fondo, scoprirai anche tu come puoi migliorare la tua voce e sentirti più sicuro di te. Partiamo dal principio. Tu lo usi WhatsApp? Ti capita di registrare dei vocali? E cosa fai? Li riascolti? Oppure preferisci di no perché non ti piace il suono della tua voce? Tranquillo, a quasi nessuno piace la propria voce registrata perché tutti la sentono diversa rispetto a quando parlano. Di solito, quando ti riascolti, avverti che parli troppo velocemente e ti mangi le parole, che il tuo timbro vocale ti sembra piatto, monotono, a tratti noioso e soprattutto noti di avere un forte accento regionale e ti dà fastidio parlare con quella cantilena che è tipica dalle tue parti. Scommetto che sono anni che senti di avere questo problema e ti sei sempre chiesto: come posso parlare con una voce senza accento e avere un timbro caldo e attraente come quello di un doppiatore? La voce è il nostro strumento di comunicazione più importante, perché con la voce esprimiamo i nostri pensieri e anche le nostre emozioni. Eppure alla maggior parte di noi la nostra voce non piace. E a te? Quanto ti piace la tua voce registrata da 1 a 5? Se la risposta è 1 o 2, significa che proprio non ti piace. Molto probabilmente, quando parli in pubblico, senti di avere una voce flebile, incerta, insicura e tremolante. Hai la sensazione che il suono della tua voce non sia attraente, perché la senti piatta, monotona e noiosa da ascoltare. Tutto questo ti impedisce di parlare liberamente e ti senti bloccato perché non riesci ad esprimere te stesso. Quando sei con altre persone, a volte preferisci addirittura restare zitto, in silenzio, perché dentro di te c'è una vocina malefica che ti dice: è inutile che parli, meglio se stai zitto, tanto nessuno ti ascolta. Perché hai paura di parlare e usare la tua voce in pubblico? E soprattutto, come puoi risolvere questo problema che ti impedisce di esprimere liberamente te stesso? Forse hai anche provato per tanto tempo a migliorare da solo, ma nonostante gli sforzi non ci sei riuscito. E quando hai raggiunto il tuo limite di sopportazione e hai deciso finalmente di passare all'azione, qual è la prima cosa che ti viene in mente di fare? Ti sei detto: basta, devo iscrivermi ad un corso di dizione, così finalmente risolverò tutti i miei problemi con la voce. E probabilmente è anche questo il motivo principale per cui sei qui e continui a guardare il mio video. Ti aspetti infatti che ti proponga di iscriverti ad un bel corso di dizione che potrà finalmente aiutarti a parlare come hai sempre sognato. Se le cose stanno così, allora è mio dovere professionale metterti in guardia. Sto per rivelarti un'informazione importantissima che, a parte me, nessun insegnante di dizione ti dirà mai. E non perché siano in malafede, ma semplicemente perché non hanno fatto i miei stessi studi e ricerche sulla voce e semplicemente ignorano come funziona veramente la percezione che abbiamo di essa. Se quando parli in pubblico non ti piace il suono della tua voce, ti senti insicuro e giudicato dagli altri, potrai iscriverti e frequentare tutti i migliori corsi di dizione e public speaking che vuoi, ma non riuscirai mai, mai a risolvere il tuo vero problema, che non è semplicemente quello di imparare ad articolare meglio le parole e studiare le regole della fonetica. Il tuo problema è un altro ed è molto più difficile da risolvere. Tu hai paura di esprimerti in pubblico, ti senti prigioniero di te stesso, perché quando sei con gli altri non riesci ad esprimere liberamente la tua vera personalità. Soprattutto non hai il coraggio di tirare fuori la tua voce, perché non ti piace. E così preferisci startene zitto nella tua zona di comfort, perché appena apri bocca ti senti subito giudicato male dagli altri. Perché dai a delle persone estranee tutto questo potere su di te? Perché hai paura del loro giudizio e non trovi il coraggio di superare le tue insicurezze? Lo so, è molto doloroso guardarsi dentro, analizzarsi e scoprire che troppo spesso il vero problema sei tu che non hai autostima in te stesso.
E allora cosa fai? Invece di assumerti la responsabilità di reagire e passare all'azione per affrontare le tue paure, demandi a qualcun altro di trovare la soluzione al posto tuo? Pensi che per avere più fiducia in te stesso e parlare con voce sicura ti serva un bravo insegnante di dizione che magicamente ti risolva tutti i conflitti che hai dentro di te e ti liberi dal dolore di essere giudicato male dagli altri quando parli? Inizi a raccontarti che finalmente risolverai i tuoi problemi solo quando troverai il giusto corso di dizione a cui iscriverti. Beh, ti avverto. Se anche tu stai cercando il classico corso di dizione, fermati subito e non comprare nulla se non vuoi perdere tempo e soldi. Se anche a te non piace la tua voce e ti senti insicuro quando parli in pubblico, potrai anche fare lezione con il migliore insegnante di dizione, ma lui non riuscirà mai a risolvere il tuo conflitto interno. Perché la tua vera necessità, quella che davvero ti spinge ad iscriverti ad un corso di dizione, non è imparare le tecniche di articolazione e fonetica. A te non basta eseguire il classico esercizio della matita tra i denti o studiare noiose regole di fonetica difficili da applicare e che ti irrigidiscono, impedendoti ancora di più di sentirti te stesso per continuare a sentirti a disagio con gli altri. La tua reale, urgente e irrinunciabile necessità ed imparare a credere di più in te stesso quando parli. La buona notizia è che tutto questo si può fare. E so anche come aiutarti. Possiamo riuscirci insieme, ma ad una sola condizione. Prima, devi imparare ad amare il suono della tua voce. Ti starai chiedendo, come fai ad essere così sicuro di aver trovato la soluzione efficace per aiutarmi a risolvere i miei problemi? E magari dici anche, oh, tanto è facile per te parlare così, perché sei un doppiatore e sei abituato ad usare la tua voce. No, le cose non stanno proprio così. C'è un motivo molto importante per il quale non solo conosco molto bene i tuoi problemi e so anche come risolverli. Il vero motivo è che anche io ero esattamente come te e avevo le tue stesse difficoltà. Anche io non riuscivo a parlare in pubblico perché mi sentivo troppo timido e insicuro. Soprattutto avevo paura del giudizio degli altri. E me ne stavo zitto, in disparte, senza dire la mia. Non avevo il controllo della mia vita, perché non avevo il coraggio di dire la mia, fare valere le mie ragioni ed esprimere veramente me stesso. Soffrivo, perché avevo paura di non farmi capire quando parlavo. Eppure ne avevo di cose interessanti da dire, ma me ne stavo zitto per paura di essere giudicato. E la conseguenza di tutto questo è che gli altri non mi consideravano, mi ignoravano completamente. Mi sentivo messo in disparte, rifiutato. In più dovevo risolvere anche un altro problema molto più grande di me, perché nonostante non mi piacesse la mia voce e non riuscissi a controllare la mia paura di parlare in pubblico, avevo sin da piccolo un grande sogno: diventare un doppiatore e lavorare con la mia voce. Quindi imparare ad avere fiducia in me stesso e usare la mia voce con più sicurezza non era solo importante per vivere meglio con me stesso, ma addirittura necessario se volevo davvero realizzare il mio sogno di fare il doppiatore. Per realizzare il mio sogno ero convinto di avere trovato la soluzione a tutti i miei problemi di insicurezza con la voce: iscrivermi al classico corso di dizione e fonetica, gli stessi che circolano anche adesso online. E non ne ho frequentato solo uno, ma davvero tanti, e ho anche studiato con i migliori insegnanti di dizione. Ciò nonostante, alla fine delle lezioni ero sempre insoddisfatto, perché sì, avevo imparato delle nuove tecniche per migliorare l'uso della voce, ma continuavo ad avere le mie insicurezze nel parlare. Mi sentivo ancora insicuro, e anche se ero più preparato tecnicamente ad articolare meglio le parole, avevo ancora il timore di essere giudicato. Niente. Proprio non ci riuscivo. Un giorno però, per caso, fui invitato alla presentazione di un corso dove insegnavano una materia un po' strana, una tecnica che veniva dagli Stati Uniti e di cui non avevo mai sentito parlare. La chiamavano PNL, programmazione neurolinguistica, e dicevano che poteva aiutarti a diventare più efficace e sicuro di te stesso per raggiungere i tuoi obiettivi con successo. Boh, era vero? È stata una delle serate più importanti della mia vita, perché finalmente con la PNL scoprì quali erano le cause di tutti i miei problemi di insicurezza. Le mie credenze limitanti. Le credenze limitanti sono quelle convinzioni negative che abbiamo sulla vita in generale, sugli altri e soprattutto su noi stessi. Sono credenze depotenzianti, perché ci limitano, impedendoci di esprimere al meglio il nostro vero potenziale.
Le mie credenze limitanti erano esattamente quelle vocine malefiche che avevo sempre sentito dentro di me da piccolo e che mi torturavano fino ad autosabotarmi. Quando mi accorsi che gli insegnamenti della PNL stavano funzionando perché iniziai ad avere qualche primo risultato in pubblico, imparando a mettere di più in gioco me stesso, allora ebbi l'idea di tentare di risolvere i miei problemi di insicurezza con la voce, combinando gli insegnamenti della dizione classica con quelli della programmazione neurolinguistica. Iniziai così a fare un duro lavoro su me stesso per sperimentare su di me un nuovo metodo di apprendimento della dizione, in grado di lavorare anche sulla mia gestione delle emozioni. E dopo tanti tentativi, fallimenti e poi ancora nuovi tentativi, continuando a persistere, convinto dell'efficacia della mia idea, alla fine secondo te poi com'è andata? Beh, direi molto bene. Infatti, se visiti il mio sito carusospeaker.it, alla pagina Chi sono, puoi ascoltare la mia voce nei tanti documentari per la TV che ho doppiato per National Geographic, Discovery, i canali Rai e Sky, oltre ai numerosi audiolibri che ho narrato per Audible e Storytel. E soprattutto, se sono qui davanti alla telecamera a raccontarti con sicurezza la mia storia personale, direi che è stato un vero successo la mia intuizione di combinare dizione e PNL, tanto da inventare addirittura una nuova disciplina, la dizione emotiva, una variante moderna e geneticamente modificata della dizione classica, che combina le tecniche tradizionali di articolazione fonetica e timbro vocale con gli insegnamenti della PNL, che ti aiuta a superare le tue credenze limitanti. Ho scoperto che noi siamo la nostra voce. La voce è l'espressione sonora della nostra personalità e attraverso di essa comunichiamo non solo i nostri pensieri, ma soprattutto le nostre emozioni. Gli esercizi di dizione emotiva ti aiutano ad usare la voce e il respiro per gestire al meglio le tue emozioni, soprattutto di superare la paura di parlare in pubblico attraverso un nuovo metodo scientifico di apprendimento della dizione che ho ideato personalmente chiamandolo Amo la mia voce. La dizione emotiva e il mio metodo Amo la mia voce ti aiutano ad amare di più te stesso, insegnandoti prima di tutto ad amare la tua voce. Perché se tu sei la tua voce, e lo sei, perché quando sei triste anche la tua voce è triste, e quando sei felice anche la tua voce è più gioiosa, allora migliorando l'uso della voce puoi anche migliorare la tua personalità e sentirti più in linea, in equilibrio con te stesso. Se vuoi scoprire di più sulla dizione emotiva e imparare anche tu ad amare la tua voce, ti consiglio di prenotare direttamente con me una consulenza gratuita. Riceverai la mia consulenza professionale gratis perché sono sinceramente interessato a divulgare il mio metodo innovativo e voglio ascoltare i tuoi problemi per aiutarti a risolvere tutte le tue insicurezze. E ti prometto che se metterai in pratica i miei insegnamenti, imparerai ad amare di più la tua voce e finalmente ti sentirai libero di essere te stesso ed esprimere chi sei veramente. Richiedi subito la mia consulenza gratuita, prenota con me il giorno e l'orario che preferisci. Scrivimi un messaggio su WhatsApp al 392-8611-228, 392-8611-228. E ricordati di visitare anche il mio sito www.carusospeaker.it e di iscriverti qui al mio canale YouTube, attivando la campanellina con le notifiche. Così ogni settimana potrai guardare in anteprima le mie nuove video lezioni di dizione. Mi raccomando, contattami presto e chiedimi la tua consulenza gratuita. Ti aspetto. Ciao!